E siamo arrivati al momento della nostra gara, del nostro talent riservato ai cani, al nostro Dog Factor, e qui con noi c'è il nostro Dr. Dog. Vieni, Timo. Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno Zeca, come va? Tutto che bene? La maglietta, ti piace? Dog, Dr. Dog. Allora, Dr. Dog, qual è la prova che oggi i concorrenti... Allora, oggi vogliamo fare una cosa particolare, abbiamo qui costruito il nostro labirinto. La particolarità sarà che i nostri padroni questa volta si faranno guidare dai loro cani, guidare nel vero proprio senso della parola, perché saranno bendati con questa bellissima maschera. Il boccaglio non c'è perché cadono e si ammazzano. Se cadono, si ammazzano, non importa, ma tanto il polistirolo non si fanno tanto male. Ma ci sono però delle ciotole. Ci sono tre ciotole per fare un attimino invogliare i cani, perché sapete che i cani di assistenza che aiutano i non vedenti sono cani naturalmente addestrati in modo tale che non mai mangiano da terra e resistono a tutte le tentazioni, anche le cagnette in calore. Che fare allora? Vabbè, okay. vedremo anche, perché questi non sono cani d'assistenza, ma sono carini, simpatici, che conosciamo subito. Vediamo il filmato, così li presentiamo nel loro ambiente. Ciao, sono Saverio, lui è Simba, il mio socio di un anno. Ciao, sono Linda, lui è Pucci, un maltese nano di 6 anni. E vive da sempre con me. A casa dorme sempre, a parte i 5 minuti di euforia che corre a destra e a manca in casa. Pucci vive con me per merito della mia nipotina e Pucci mi fa tanta compagnia. Giro invece esce il suo essere Ciocio, vuole comandare lui, vuole correre ovunque. Vuole giocare con tutti i cani. Ama tanto giocare. Io lo porto in un centro sportivo per allenarlo e farlo vincere a Dog Factor. Lui è molto socievole, molta gente in centro ci ferma per fare foto. E non vediamo l'ora di partecipare a Dog Factor. Riusciranno a dimostrare di avere il Dog Factor? Bene, quelli che avete appena visto sono i cani che... E fra poco si affronteranno nella prova di oggi per andare avanti nella classifica di Dog Factor. Ma la prova ha dei giudici, perché ci deve essere un vincitore. Allora presentiamo la nostra giuria. Oggi al banco della giuria abbiamo Tommaso Stegagni, educatore cinofilo, esperto di cani. Dario Salvatori, critico musicale, esperto di cani, anche lui, ma quelli che cantano però, di cani cantare. E lui ha anche raccolto, no, non solo i cani, anche quelli bravi, in un libro voluminoso quanto interessante, il Salvatori, che è già la terza edizione. Quarta. La quarta. È una cosa, bisogna prendere un mese di ferie per leggerlo, però è bellissimo. Guarda, te lo consiglio perché ci sono 15.000 canzoni raccontate 15.000 una per una. Quindi tutta la canzone è bellissima. E poi ci sarà un capitolo anche per Stefania. Buongiorno, Orlando, ma chi lo sa, beh, io più cane di me, diciamo, benissimo. No, più cantante di te, intendevo in quel senso. E poi c'è Principessa Margot, la nostra mascotte. Eccola là, guarda che bel primo piano. Allora, facciamo entrare i concorrenti. Ecco che arrivano Ermelinda con Pucci, eccolo, e qui Saverio con Simba. Bene. Allora, Simba è un cane molto particolare, Simba, perché non so se riusciamo a farlo vedere. Lui ha la lingua blu, pensate, fai vedere la lingua, non importa. La fa vedere. È un cane primordiale, pensa che risale all'undicesimo secolo avanti Cristo. Sembra più giovane a vedere. Si porta bene, devo dire, c'ha un bellissimo pelo. Bello. No, un cane molto particolare, di origine cinese. E pensate che era il cane preferito della regina Vittoria, che se lo portava in giro in braccio, non so come faceva. Che carino. Deve aver avuto dei muscoli. E invece lui è un maltese nano. No. Come nano? Ancora più piccolo, sparisce. Ma non può essere nano, dai. Pure io. Ma questo è un maltese normalissimo. Famoso maltese da battaglia. Un po' Monelli e tremolanti. No, allora, lui... perché vede il cane grande. Vede il cane grande, c'ha paura, intanto, o gli piace fare no, un cosetto vorrebbe... con lui?
Vi esibite ecco separata. La dimostrazione. No, no, nessuna dimostrazione, allora. I cani sono amici. Benissimo, allora, avete capito, voi sapete cos'è la prova, sì. Dovete fare questo percorso, okay. Quindi chi comincia? Noi due iniziamo, anzi voi due iniziate, voi due uscite. Allora, per cortesia, tu segui me, ecco la belva, ecco, lo sapevo io. I piccoli sono sempre tremendi, vieni, vieni qui con me. Ti seguo, vai avanti, vai, 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 veloce, 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 siamo pronti? Sì. Ecco, adesso però arriva il momento, te tieni il respiro soltanto per un minuto. Ecco fatto. No, ma si respira con quello. No, si respira, sì, ma sto scherzando, dai. Ci vedi? No, allora, fatti guidare dal tuo cane, che sarà sicuramente brevissimo. 3, 2, 1, via! Il cane è andato direttamente alla ciotola, ma non è possibile, tirano un po'. Vediamo un po'. Andiamo, sembra quasi uno yo-yo con questo cane così. Vediamo un po', vediamo un po'. Rilassa un po' il guinzaglio, che lo stai tirando. Vedi com'è carino. Ecco, sta dando un'occhiata alla giuria. Dov'è l'uscita? Ne ha trovata una, ma non è l'uscita vera. Brava, ci siamo, c'è riuscita. Non so chi ha guidato chi, a dir la verità, non so chi ha guidato chi, a dir la verità. Va bene, sentite, voi due che siete una coppia fantastica, uscite. Veloce, veloce. Qualche strattone. Vieni qua, Simba, vieni qua. Vieni, segui me, Simba, segui me. Sei cinese, allora, non puoi. Mi raccomando, Simba, non azzannare il sassofonista, che è poverino lui, vero? Sei pronto? Sì. Ti piace fare la pesca subacquea? No? Beh, adesso ti piacerà. Allora, siamo pronti? 3, 2, aspetta. No, non ci vede. 3, 2, 1, segui la belva. Tutti lì vanno, avete visto? No, no, adesso vedi che... Allora, Simba, 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 Simba studia il percorso, ha visto un'altra ciotola, non si l'altra può ciotola, evitare si ferma, però molto carino, ci molto tranquillo. Ci mette il naso dentro, però guarda com'è certo sicuro. Che spazzolare... bravissimo! Vai, dammi la maschera. Più che dalla ciotola era attratto da Pucci. Bello, capisco, piccolo cercavo così. Di capire dove era finito Pucci. Beh, siete stati bravissimi, velocissimi siete stati, fantastico. E anche abbastanza disinvolti. E allora vediamo subito il responso della giuria. Qual è? Cominciamo da Tommaso Stegagni. Allora, sì, io darò il mio voto a Saverio. Insieme a Simba, perché si è lasciato molto guidare dal cane, mentre con Pucci forse è stato un po' più spinto da una parte e dall'altra. Ok, va bene, benissimo. Allora, un punto a Simba, vai. Allora, Dario, anche tu, allora, ovviamente. Sì, con tutto il rispetto. Cane padrone. Che certo, certo, con tutto il rispetto per Pucci che ha fatto l'inchino alla giuria. Sì, alla io giuria, trovo che questo. Simba. No, poi anche perché insomma ha saputo che è stato il cane della regina Vittoria. Adesso ho capito perché ha regnato 60 anni la regina Vittoria. Non lui, perché, però. Lui. Lui. Simba. Certo, no, lui. Sì. E quindi Simba. Assolutamente. Sì, bravo. Ok, benissimo. Allora, Simba, due punti, hai già vinto. 2-0. Io però, non mi sento neanche di dare il diciamo voto della bandiera, perché non classificati loro, anche io voto per Simba e diamo invece il libro di consolazione alla signora. Simba vince all'unanimità. Allora, caro Pucci, questo è per te. Te lo leggi quando sei a casa. Grazie. È stata brava, Pucci è stato bravo. Allora, grazie, e quello è il nostro libro. Grazie. Consigli. Complimenti, spero. Bravissimo, molto bravo. Saverio va avanti nella gara e li ritroveremo, perché è una gara, quindi ci saranno ottavi, quarti e finale, e 1.000 euro di croccantini per chi vince. Grazie alla nostra giuria, grazie a Vieri, Timosci. Ciao a tutti, ci ritroveremo venerdì prossimo con Dog Factor.